Perché noi viviamo in un mondo in cui anzitutto la verità è molto nascosta, come diceva Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto, e quindi poi dopo ha dei guai. E di verità non è molto difficile accorgersene. Se noi leggiamo i giornali, cioè, questo è un altro paradosso, i giornali sono 50% verità e 50% falsità, ma quali? Noi quindi non sappiamo mai. Invece in matematica e in generale nelle scienze si incontra la verità, forse non è la verità con la V maiuscola, quella che piacerebbe per l'appunto ai religiosi o ai mistici, però perlomeno sono verità con la V minuscola.